Bene, vi chiedo una mano. Oggi ho deciso di fare questa diretta perché ho sentito Nino De Masi, che abbiamo fra l'altro audito in Commissione Antimafia ieri, insieme ad altri operatori economici di Reggio Calabria e di Gioia Tauro. Nino ci ha rappresentato una situazione che si sta trascinando da anni. Scusatemi se lo chiamo Nino, ma ci diamo del tu da tanto tempo ed è una persona che stimo e che combatte su un territorio particolarmente ostico come quello appunto della piana di Gioia Tauro. Pur di salvaguardare quello che era stato costruito anche dalla sua famiglia, pur di salvaguardare il senso dello Stato che è un operatore economico, in qualche modo difende con le attività che promuove, perché comunque garantisce occupazione, garantisce reddito, garantisce contributi previdenziali a chi lavora, oltre che profitti per se stesso. Quando fa profitto, ecco, Nino da più tempo è sotto bersaglio dell''ndrangheta, in particolar modo della famiglia Crea di Rizziconi, sopra appunto la piana di Gioia Tauro. Nino, e come lui altri, teme perché si è saputo da circa un mese che con tutta probabilità c'è a disposizione appunto di questi signori un vero e proprio arsenale da guerra, un bazooka. E non soltanto un bazooka con cui si dovrebbe realizzare un attentato a danno di qualcuno che viaggia su una blindata, che si muove su una blindata. Nino è uno di questi perché è da più anni sottoposto a tutela davanti alla sua attività, davanti alla sua azienda. C'è una camionetta dell'esercito, il che è impressionante, non si può immaginare se non vedendo direttamente che cosa significhi dover lavorare avendo militari che con le armi in mano ti permettono di lavorare. Questa è la situazione di Nino De Masi da più anni. Purtroppo la visita della Commissione Antimafia è stata oggetto di attenzione da parte della stampa calabrese, ma non della stampa nazionale. Evidentemente non merita la Calabria alcuna attenzione. E va bene, non ci sono problemi, diciamo così con ironia. Fatto sta che Nino questa sera sarà in collegamento dalla Gruber a 8:30, sarà in collegamento da Gioia Tauro e rimarcherà quanto sia importante far tutti scudo a chi si batte per difendere lo Stato e la Costituzione Repubblicana. Nino non ha abbandonato quel territorio. Da quando è stato minacciato, ha deciso di trasferire a sue spese la famiglia altrove. A sue spese. È una situazione molto molto difficile. Io credo che tutti quanti dovremmo ascoltare che cosa ha da dire Nino De Masi e che tutti quanti dovremmo domandarci che razza di Stato sia il nostro se costringe alcuni imprenditori semplicemente perché cercano di lavorare onestamente, denunciando chi propone estorsione, a ricorrere appunto a questo pressing mediatico, perché quello che lui sta facendo oggi, una sua lettera è stata pubblicata sul Domani, è una lettera in cui appunto chiede aiuto allo Stato, perché lo Stato gli ha garantito che sarebbe entrato in guerra contro chi in maniera criminale, in maniera mafiosa, l'aveva minacciato. Dopodiché lo Stato forse non ha fatto propriamente il suo dovere, è venuto meno a ciò che responsabilmente avrebbe dovuto fare. Io credo che sia un problema di tutti quanti noi, almeno per me questa è politica, perché se la politica ha un senso è quello di far giustizia. E la giustizia non la si fa soltanto nelle aule di tribunale, ma la si fa battendosi ogni giorno di più affinché chi subisce ingiustizia, chi subisce discriminazione venga tutelato. Non ho altro da aggiungervi, vi ringrazio e possibilmente condividete
questa breve diretta perché Nino De Masi merita attenzione perché la sua storia è una storia particolarmente significativa di che cosa si viva in Calabria. Non che tutta la regione sia quanto sta vivendo Nino De Masi, ma in Calabria e non soltanto in Calabria ci sono questi problemi. Pare che a Roma parecchi siano sordi e ciechi, non vogliano ascoltare, sentire e vedere. E forse ecco, è necessario che dalla Calabria si levi un forte grido di protesta, non perché si cerchi aiuto, ma perché, essendo cittadini italiani, noi dobbiamo imparare certamente a difenderci e a far rispettare i nostri diritti, ma anche a pretendere che chi sta a Roma faccia lo Stato. Io ringrazio di nuovo tutti quanti voi e ringrazio e saluto Nino De Masi. A dopo.